Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Siamo finalmente arrivati ad un nuovo video back to school. Questa volta sarà il cosa c'è nel mio astuccio. Quindi ho deciso di fare un intro così senza mostrarmi, diciamo, perché comunque l'importante è che vediate l'astuccio e non me. Quindi io vi lascio il video, spero che vi piaccia e buona visione. Eccoci qua, questo è appunto il mio astuccio, è un Ispac grigio e ce l'ho dalla quarta superiore praticamente, però funziona benissimo, nel senso è immacolato, non è neanche scritto, e quindi ogni tanto mi piace alternarlo al mio altro astuccio, quello azzurro, praticamente uguale, però appunto celeste. Non fate caso al mio PC qua, ma sto caricando un video ad aprire l'astuccio e a vedere cosa c'è al suo interno. Allora, le forbici e lo scotch li ho tolti per il momento, perché è una cosa che c'è sempre nel mio astuccio, lo saprete se avete visto i precedenti video. La prima cosa che vediamo sono ovviamente evidenziatori, tantissimi, variano sempre, cioè cambio sempre i colori che stanno nell'astuccio. Al momento ho questo qui giallo pastello, poi un giallo fluo, perché comunque nonostante mi piacciono tantissimo i pastello, trovo molto utile tenere anche un giallo fluo classico, diciamo. Dei post-it, tuccio chiaramente, tengo post-it piccoli, e anche qua il colore varia molto, perché magari a volte finisco questi e quindi ne metto altri di altri colori, insomma. Dipende un po' dalla mia disponibilità. Un altro evidenziatore, se avete visto il video la haul back to school, lo avrete visto, è nuovo ed è un pastello praticamente, diciamo che è equivalente a questo della Stabilo, che ora ovviamente non ho nell'astuccio ma tengo qui sulla scrivania. E i colori sono esattamente gli stessi. Rimanendo in tema evidenziatori, un altro evidenziatore nuovo è questo, che è appunto della Faber-Castell, come questo qui, però è della collezione originale, quindi è un verde acceso, nonostante da qui sembri un verdino pastello. Ma cominciano un po' le penne, le cose. Allora, troviamo questo righello, ovviamente sapete che io uso sempre questo qui in metallo da anni, mi trovo benissimo, non si sporca, non si rompe, è perfetto. Troviamo poi dei pennarellini della Stabilo, sono questi qui a punte a fine, sicuramente poi ne troveremo altri, comunque questi qua a punta fine li ricambio molto spesso perché li ho praticamente tutti, quindi ogni tanto metto colori nuovi per fare i titoli eccetera. Sempre della Stabilo, ma questa volta pennarelli, ho questi che sono appunto un verde acqua, il giallo che uso molto per sottolineare sui libri o sui quaderni perché per fare i titoli è troppo chiaro, un rosso e questo verde turchese, insomma, boh, molto molto scuro. Mi trovo questa qui è la mia Pilot Super Grip, mi trovo da Dio, purtroppo sta finendo ma la ricomprerò, scrive in un blu proprio molto acceso, mi piace tantissimo. Questa è una new entry ed è la Pilot Rex Grip, non so come si legga, ok? Sempre blu ovviamente, non ho idea di come scriva, però prima o poi insomma la proverò e vi farò sapere. Poi un'altra penna, ovviamente una Bic blu non può mai mancare, una penna rossa classica, anche se non sono del team nero, però ho preso sempre una Pilot Super Grip nera perché ogni tanto ci sta, e un'altra penna nera che diciamo invece è una new entry è questa. Ringrazio tantissimo Cosimo, anche se non starà mai guardando questo video, ma lui sa, e è un bellissimo ricordo, soprattutto di Matera, e quindi la tengo nell'astuccio perché mi ricorda bei momenti, insomma. Ultimissime cose, troviamo ovviamente delle matite, in questo caso ho questa qui piccolina che avrà una vita molto breve perché non mi piacciono le matite piccole, una nuova arancione così grande, poi una new entry, super new entry, questa matitona triangolare della Stabilo Trio Thick,
e mi trovo molto bene, l'ho già provata, sicuramente la userò un sacco. Questo matitone, che in realtà è un matitone evidenziatore ed è appunto rosa fluo della Faber-Castell, gomma della Staedtler, questa ce l'ho dall'anno scorso, quindi quest'anno probabilmente la finirò, non lo so. Il bianchetto, che anche questo sta finendo, perso il tappo, è distrutto, comunque ho già quelli nuovi della Pritt, insomma, da metterci dentro. E infine questo, che è un... sono dei post-it, di linguette, ne ho di tantissimi colori, ogni volta che finisco un colore appunto li intercambio e ci metto quelli nuovi, insomma, che ho nella mia scorta di cartoleria. Quindi, in pratica, questo è il contenuto del mio astuccio. Come vedete, l'astuccio è assolutamente vuoto. Ci tengo solo delle monetine che mi fanno comodo per qualche merenda, magari ogni tanto. Scrivetemi qua sotto, magari sapete. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!